Questa giornata della memoria ci serve come oggi, certo, per non dimenticare quei fatti, per ricordarli, ma credo che bisogna andare oltre questa, diciamo, questo mero ricordo dei fatti che sono accaduti. Noi dobbiamo sconfiggere il silenzio e le radici del silenzio, perché purtroppo il silenzio si è originato dai silenzi che, quando si sono realizzati, quando sono avvenuti questi fatti, c'erano. Il giorno della memoria non deve servire a ricordare le vittime. Questo è nelle cose, quella tragedia immane. Deve servire a noi, alle future generazioni, il silenzio di cui si parlava, perché è possibile, sempre possibile, ripiombare nel silenzio e nell'indifferenza. E noi oggi stiamo sentendo, attraverso i giornali, assistendo a un racconto della deportazione, che viene chiamata Shoah, ma che si può chiamare benissimo sterminio, deportazione, eccetera. È tutto centrato sulla figura degli ebrei, no? E sembra che sia solo un affare degli ebrei. Non c'è un rigo nei giornali di ieri, dell'altro ieri, che parli del fatto che la deportazione italiana nei campi di sterminio è essenzialmente, e per 4/5, una deportazione politica. I 40.000 deportati politici dall'Italia sono la stragrande maggioranza, nei confronti degli 8.000 ebrei, 8.000 e più. Ora, qui non è un conto della spesa, non è un discorso sulla maggiore importanza o non importanza, è un discorso sulla completezza di questa memoria, sul fatto che la memoria della deportazione italiana, se vuole essere una memoria che restituisce il vero, cioè se vuole essere un discorso pubblico, memoria in questo senso, che restituisce il vero, deve parlare di tutto ciò. Quindi un mondo complesso, a cui aggiungiamo anche la vicenda che è stata illustrata prima di Bemporat, un ebreo, era pisano, lui stava qui, faceva il professore, il direttore dell'istituto astronomico, e faceva l'astronomo, e a un certo punto viene cacciato via perché è ebreo, ma forse anche perché è in contrasto con qualche gerarca fascista. C'è una storia più complessa che va ricostruita attorno a lui, che rimanda sempre a questo mondo di intolleranza, che è un'intolleranza a tutto tondo, non è solo intolleranza relativa alla situazione etnica, religiosa o razziale che sia, o di altro genere. È sempre un'intolleranza a tutto tondo. È interessante il fatto che Bemborad non venga aiutato da nessuno. Cioè, la sua drammatica vicenda negli anni successivi alla espulsione dall'università, licenziamento, eccetera, è una vicenda di solitudine, diversamente da quella di altri. 14 anni che c'è il giorno della memoria, e che noi come ci misuriamo con tutto questo? Io credo con due questioni. Una è politica, cioè la domanda non è se dobbiamo ricordare, ma come dobbiamo ricordare. Allora, il problema è: noi abbiamo un progetto politico di memoria pubblica? L'abbiamo a livello nazionale, l'abbiamo a livello locale un progetto politico di memoria pubblica? E ricordare significa mettere al centro il rapporto tra storia e memoria, non mettere al centro la memoria, ma mettere il rapporto tra storia e memoria. E la complessità che veniva ricordato adesso. In realtà, quando noi oggi, giorno della memoria, appunto, noi non è che ricordiamo le vittime della Shoah, noi ricordiamo un mondo molto più complesso, che è il mondo dei nemici del nazismo. Perché se i fascismi, al plurale, hanno fatto qualcosa di straordinariamente nuovo, è stato quello di, innanzitutto, di inserire nella politica la violenza,
La violenza fino ai fascismi era un elemento che c'era nella politica, ma residuale, considerato il fallimento della politica, non la realizzazione della politica. La violenza invece nel nazismo e nel fascismo e nei fascismi europei diventa invece uno strumento essenziale della politica. Uno strumento che si applica con due grandi poli. Uno è la costruzione del nemico, non dell'avversario politico, del nemico. E diventano nemici tutti coloro che non sono legati alle norme, alle regole o alle caratteristiche che l'ideologia fascista impone. Essere nemico è essere qualcosa di, come dire, anche inconsapevolmente, indipendentemente da noi, essere anche un nemico, quindi essere qualcuno che è contro le regole, le norme che l'ideologia nazista e l'ideologia fascista, soprattutto sempre plurale perché se no sembra che sia il nazismo e basta. No, i fascismi, perché poi adesso torniamo al caso italiano, realizzano e applicano. E l'altra cosa straordinaria che fa il nazismo e poi i fascismi, costruiscono un'Europa di luoghi di reclusione. Il lager, i campi di concentramento, il luogo di reclusione come strumento essenziale dell'uso della violenza e della punizione, della reclusione, dell'isolamento e poi dello sterminio del nemico. Nell'Europa occupata, nell'Europa diciamo della guerra, c'erano almeno 10.000 luoghi di reclusione, sono tantissimi se ci pensate, di tutte le categorie. Ecco, tutte le categorie. E chi sono allora questi nemici? Quelli che in generale appunto sono contro ogni norma, ma ci sono nemici di tipo diverso, almeno due grandi categorie di nemici. Uno è quello che ci sembra più evidente, appunto, il nemico razziale. Il nemico razziale che anche lì al suo interno ha un nemico oggettivo forte che è il nemico ebreo per l'ideologia nazista, ma riguarda anche Rom, Sinti, Slavi, che sono considerati nella gerarchia del nazismo categorie sempre più basse nella organizzazione razziale del mondo. E poi ci sono tutti gli altri nemici politici. Attenzione, politico però non vuol dire ovviamente quello che ha fatto qualcosa contro il fascismo, che ne so, il partigiano, quello che ha combattuto, che ha messo una bomba, che ha fatto un atto anche come mette un bigliettino, cioè che ha agito, ma tutti coloro che in qualche modo, anche senza saperlo, lo diventano. Faccio un caso evidentissimo che è noto, ma che fa, no, non sorridere perché poi pagano un prezzo alto, ma che ci sembra assurdo, cioè nella Germania nazista negli anni 30, in un campo che si chiamava Uckermark, che è un piccolo campo per giovani costruito vicino a un campo molto più famoso che quello di Ravensbrück, dove finirono le donne politiche, a Uckermark furono mandati i ragazzi che suonavano il jazz nella Germania nazista, cioè coloro che suonavano musica considerata degenerata perché fatta dai neri, anzi dicevano negri ovviamente, dai neri. Quindi, come dire, tutti coloro che in qualche modo non sottostavano, non si uniformavano a quel sistema di regole e di norme. Dal 33 al 38 nei lager nazisti vanno a finire politici, cioè vanno a finire tutti i nemici del nazismo, che sono cattolici, comunisti, socialisti e poi piano piano omosessuali, cioè tutte quelle categorie che sono considerati, come dire, soggetti pericolosi. Dopo nel 38 c'è la notte dei cristalli e incominciano ad entrare gli ebrei, ma ebrei non in quanto ebrei, ma in quanto nemici. Allora, assolutamente ragione quando si dice che oggi, giorno della memoria, deve ricordare tutte quelle vittime. Certo, sono vittime, come dire, a strati diversi. Questa è la complessità, è quella della costruzione di un nemico, del suo isolamento, della sua punizione, della sua reclusione e poi anche del suo sterminio. All'interno di questo, quindi, soltanto all'interno di un contesto di questo genere, in cui nel giorno della memoria, appunto, noi immaginiamo di riflettere, non di celebrare, c'è niente da celebrare, c'è da riflettere su questo contesto generale, solo all'interno di questo contesto generale allora possiamo parlare della specificità della deportazione, della persecuzione della deportazione ebraica. Giorno della memoria serve perché la consapevolezza di quello che è successo, più o meno le generazioni oggi, dai più piccoli ai più grandi, ce l'hanno. Allora da lì poi si parte, non è sufficiente quello, ma se quella è la condizione per un progetto politico, come dicevo, di una memoria pubblica, allora credo che da lì dobbiamo partire. Grazie.